banda dell'Ortica, no? Ma era sguerzo, come me, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li han presi senza fatica, li han presi tutti, quasi tutti, fuori che lui. Lui era fisso, che scrutava nella notte, qua che passava avanti a lui un carabiniere. Insomma un ghisa, tre che arriva e un metro notte, manco una piega lunga fa, ma complessi. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo per capire la sua mestiere. A sirena, minchi carabinieri, così precisi come quelli della mascherpa. Han detto, ma come? Sono rimasti lì i loro amici, no, a vedere i carabinieri, e han detto, ma come? Brutta leggia, vacca porca, ma il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso, che scrutava nella notte, gavisnigota, manco un pens, a senti niente, perché vedersi non vedeva un autobote. Però sentirci che sentiva un accidente. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo con passione e sentimento. Ci sono stati pugni, spari, grida e botte, la mena via che ne razziamo quasi mesti. Lui sempre fisso che scrutava nella notte, che ci vedeva stes de lot come del dì, e degli ancora come un palo nella via, la gente passa da 100 lire e poi se ne va, lui guarda in giro e circospetto mette via, però borbotta perché ormai ne è un po' arrabbiato, ed è arrabbiato con la banda dell'Ortica, perché lui dice non si fa così a rubare. Dice, ma come? Mi hanno lasciato qui di fuori? E gli altri? Boh, chissà quando vengono su. E poi il bottino, il bottino me lo portano su a 100 lire, a 100 lire. Un po' per volta a far così non finiamo più. No, 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 questo è proprio un Laura de Ciula. Io sono un palo, non un pirla, non ci sto più. Io vengo via da questa banda di pistola, mi metto in proprio così non ci penso più. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo perché era il suo mestiere. Faceva il palo nella banda dell'Ortica. Faceva il palo perché